tante donne preferiscono cancellare con un clic. È la cosa più facile. Altre come Tia Morris decidono di lasciare la politica. Tu sei riuscita, come ti sei riuscita? Tutto proprio dal cuore è la domanda che è la prima domanda. Poi ti volevo chiedere la solidarietà delle donne, che è un tema purtroppo molto che ci scotta un po' tutte quante per questo momento, nel senso che comunque in Italia viviamo una frammentazione del movimento femminista, delle associazioni, che non c'è in altri paesi. In Italia io penso personalmente, penso che non essere lunga, un po' tante lo pensiamo, anche per questo insomma cerchiamo di rafforzare il più possibile i ruoli dei luoghi delle donne, no? Però c'è questo problema politico. E tu ne hai in qualche modo avuto la percezione di tutto questo? Sì, buonasera a tutti e a tutte, sono molto emozionata dopo aver visto su un grande schermo questo film, l'avevo già visto chiaramente, ma è sul mio iPad, un'altra cosa vederlo qui insieme a voi. Ringrazio Vivian e Lea per averlo voluto, per averlo pensato, per averci lavorato anni, per averci speso energie, passione, dedizione, due donne importanti che appunto hanno tanti riconoscimenti in Canada ma anche a livello internazionale, quindi mi fa piacere che si siano dedicate a questo. Ringrazio Alice nella città, a te Giulia, la Casa Internazionale delle Donne, e ringrazio anche la Festa del Cinema di Roma per aver consentito la proiezione di questo film, perché di questi tempi poteva anche non accadere. E voglio dire che questo è un film importante perché mette in luce un fenomeno feroce, un fenomeno che si evita di affrontare fino in fondo, perché le persone non vogliono prendere atto della violenza, non vogliono sentire addosso la pressione della violenza. Io penso che qui si capisca che vuol dire misoginia online, si capisca quanta insicurezza crei, quanta paura, mancanza di serenità, dubbi quando hai figli, fino a che punto posso continuare con il mio impegno, fino a che punto posso spingermi mettendo a repentaglio mia figlia, è giusto o devo fare un passo indietro? Queste sono le domande che assillano poi le donne che hanno delle responsabilità. Ecco, è anche un film che diciamo che mette in evidenza come la libertà delle donne è a rischio, perché la libertà delle donne è di muoversi liberamente, di pensare liberamente. Io in questi anni ho incontrato tante giovani che mi hanno detto: guarda, io volevo fare politica ma poi ho visto quello che accade a lei, io non me la sento perché voglio vivere bene, e la sua non è una bella esistenza. Come fa lei a convivere con tutto questo? Quindi si mette a repentaglio la libertà di espressione delle donne, la loro capacità di vivere nel mondo digitale, che oggi è uno dei mondi più importanti, è lì che si sviluppa la comunicazione. E dunque io penso che si metta a repentaglio la stessa democrazia, perché se il 51% della popolazione si deve fare la domanda: vale la pena che io esprima questo concetto oppure no? Magari è meglio che sto zitta. Vedete che il problema è proprio molto più grande di ciascuna di noi, più grande di tutte noi. Il problema è proprio la democrazia che viene messa a repentaglio. Qui si evidenzia anche la sottovalutazione di chi è preposto a proteggerci. Le donne disperate che ricevono le minacce, che non riescono più a dormire, che devono prendere le medicine per avere un'esistenza, dico, meritano o no di essere ascoltate e credute? Viene loro negata invece la protezione, che magari verrebbe concessa se fosse un uomo a descrivere la stessa situazione. Quindi c'è una grande manchevolezza di chi è preposto alla protezione, ma c'è anche un altro problema.
penso che la politica non faccia abbastanza. Penso che i partiti politici dominati da uomini considerino questo una cosa da donne, dunque non importante, non importante al punto di portare all'attenzione dell'Aula i progetti di legge che riguardano la violenza online. Io ho un progetto di legge, una proposta di legge che peraltro si ispira alla proposta di legge approvata in Germania, ma in Italia non viene calendarizzata. E perché? Perché gli stessi partiti politici, in particolare quelli di destra, come si è visto, usano quella violenza contro le donne progressiste che si battono per i diritti di chi non ha voce. Perché mai dovrebbero? Perché mai dovrebbero parlare della proposta di legge? Perché mai? Andrebbero contro i loro interessi. Ecco, nel film si vede la solitudine delle donne e guardate, non c'è cosa peggiore che fare una battaglia in solitudine, in primis perché le battaglie in solitudine non portano a dei risultati, i grandi cambiamenti sono sempre frutto di battaglie collettive. Io mi sono messa al servizio dei diritti, i diritti delle donne, i diritti dei rifugiati, i diritti della comunità LGBTQ+, i diritti di tutte le persone che non avevano la facoltà di affermarli nelle sedi istituzionali. L'ho fatto con consapevolezza e convinzione e sono andata incontro a questa gogna che ormai è avanti da 10 anni. Ma se però una donna che si espone in prima persona su questo ambito dei diritti non ha vicino le donne, non ha vicino i partiti, non ha vicino, diciamo, l'opinione pubblica, il sacrificio di quella donna non porterà mai all'obiettivo. Quella donna si batterà, ma poi si gira e capisce che la gran parte invece dell'opinione pubblica è indifferente a quella battaglia. Quando io sono stata paragonata a una bambola gonfiabile, non ho visto manifestazioni di donne in città, nessuno è sceso in piazza. E guardate, io non dico per me, perché vedete, io sono qui, ho la schiena dritta, non ho bisogno che qualcuno manifesti per me per esistere, ma io dico che se le donne di questo paese non ritengono indispensabile dire a quei signori che questo non si può fare e non si deve fare, mettendoci il loro impegno e scendendo in piazza, vuol dire che in questo paese abbiamo un serio problema, serissimo problema, serissimo problema. Vuol dire che a quei signori è permesso di farlo, vuol dire che se si prende per libertà è perché le donne non sono in grado di alzarsi e dire ora basta, di fare massa critica, di combattere insieme, ma si dividono nei particolari, nelle inerzie, e la divisione va a loro vantaggio, il divide et impera, è valido anche oggi, e a me dispiace profondamente che le donne oggi non si rendano conto che di fronte alla situazione che viviamo dobbiamo essere unite, le istituzioni contano sempre, perché le leggi si fanno in Parlamento e le leggi si cancellano in Parlamento. Allora le donne che sono in Parlamento e lottano per questi diritti devono lavorare insieme a quelle che fuori si spendono per lo stesso obiettivo e insieme dobbiamo andare avanti. Quindi io penso che oggi sia ingiusto, oggi che noi abbiamo una Presidente del Consiglio donna che si fa chiamare il Presidente, che è il leader di un partito che si chiama Fratelli d'Italia, dimenticando le sorelle, che rappresenta dunque solo il maschile e non il femminile. Io penso che oggi più che mai noi dobbiamo essere unite, oggi più che mai le donne devono affermare la propria presenza sociale, politica, civile, culturale, e quindi alzare la voce, non abbassare la testa. Ecco, le donne di destra vanno al potere non perché sono più brave, questo deve essere chiaro a tutti e tutte, le donne di destra vanno al potere perché propinano quel modello tradizionale di famiglia e di società
che fa comodo alla parte più retriva della società. Loro sono le portabandiera del patriarcato e per questo riescono ad andare ai vertici del paese, perché combinano il modello patriarcale funzionale allo status quo. Le donne di sinistra, le donne progressiste, vengono immediatamente fatte oggetto di killeraggio politico. Il character assassination, come si dice in inglese, viene messo in atto per depotenziarle, dunque vengono delegittimate attraverso che cosa? Campagne di odio, invenzioni di notizie, fake news, tutto un apparato che va a raggiungere quell'obiettivo, cioè farle fuori. Dunque, nel mio caso, il mio caso non è il fatto di di qualche sporadico, diciamo, odiatore. Nel mio caso c'è una regia politica dell'odio. Io sono stata fatta oggetto di questo trattamento perché portava avanti i principi della Costituzione, portava avanti l'articolo 2 della Costituzione, i diritti fondamentali sono riconosciuti dalla Repubblica, l'articolo 3 della Costituzione, il principio d'uguaglianza, l'articolo 8 della Costituzione, cioè la libertà religiosa, l'articolo 10 della Costituzione, il diritto d'asilo. E se tu porti avanti i diritti costituzionali, vieni considerata anche dalla tua parte divisiva. Divisiva, dai fastidio, perché metti in atto quello che dovrebbe essere il cuore della nostra democrazia. Allora devi stare zitta. Allora anche dalla mia parte, però, insomma, ma basta, ma chi glielo fa fare? Ma perché non lascia perdere? E scusa, lì a rispondere, colpo su colpo, ma non sai può più. Ecco, questo qualunquismo non porterà mai alla leadership femminile, perché anche dalla mia parte c'è una certa irritazione verso le donne assertive che non fanno sconti e che si portano avanti e non hanno paura. Non va bene, la donna deve essere comunque sempre un passo in avanti. E allora, capite com'è? È facile poi andare avanti a destra quando invece tutto questo che avete visto qui non accade. Si viene riconosciute come leader politiche, si viene riconosciute perché per fortuna quelle donne, io sono contenta, non devono subire la stessa gogna che subiamo noi. Ecco, quindi in chiusura dico che questo film restituisce un po' di giustizia, ma io spero che solleciti anche il senso di responsabilità. Io spero che venga visto da tanti giovani nelle scuole, da ragazzi e ragazze, perché questo è un film istruttivo, perché tanti giovani scrivono senza farsi la domanda dell'impatto che le loro parole avranno su chi riceve i messaggi. Quindi è un film istruttivo che apre gli occhi e spero anche che questo film susciti senso di responsabilità in chi dovrebbe porre dei rimedi a tutto questo, sia a livello di forze dell'ordine, magistratura e anche a livello politico, perché vedete, io ce ne ho le proposte di legge, io ho fatto la proposta di legge contro l'odio in rete, non è che non facciamo il nostro dovere, ma nessuno l'ha mai calendarizzata, d'accordo? Io ho fatto la proposta di legge su revenge porn, ok, abbiamo inserito il reato, ma abbiamo tagliato fuori l'assistenza psicologica alle vittime e anche la responsabilizzazione delle piattaforme digitali, perché quelle non si devono toccare, specialmente se tu le usi per diffondere odio, tu partito politico. Quindi, per carità, lasciamole stare, non diamo noia. E allora, credo che invece tutti si debbano fare delle domande, la società civile, le associazioni di donne, la politica, tutti quelli che sono parte integrante del tessuto sociale e anche della democrazia. Quindi grazie per averlo fatto e spero che veramente questo film possa essere distribuito, Giulia, lo dico anche a te, in modo vasto e capillare, perché sicuramente aiuterà a fare una profonda
riflessione su questo tema. Intanto prendiamo l'intervento. Volevo ringraziare le registe.